Ciao a tutti, o meglio, buongiorno a tutti. Benvenuti nella mia personale That Girl Morning Routine. La prima cosa che faccio ogni mattina, dopo aver fatto una veloce tappa in bagno, è bere acqua. Solitamente riempio questa bottigliona d'acqua da 2 litri la sera prima, ma quella volta mi ero dimenticata quella mattina, quindi ho dovuto riempirla, anzi prima ho dovuto filtrare l'acqua nella caraffa che utilizziamo e semplicemente ho riempito la mia bottigliona d'acqua e poi ho bevuto. Un'altra delle cose che reputo essenziale fare come primo gesto, come uno dei primi gesti al mattino, è meditare. In questo caso mi sono messa lì appunto sul divano, ho messo le mie cuffiette e ho acceso il telefono essenzialmente per meditare, perché cerco sempre, almeno per la prima mezz'ora in cui sono sveglia, di non guardare le notifiche. Quindi ho ancora attivo il non disturbare e non vado a guardare assolutamente nulla. Mi metto semplicemente a meditare per diciamo circa 10 minuti. Dopo aver meditato, un'altra delle cose che mi piace fare è fare journaling. Quando medito mi vengono in mente delle cose, anche se in realtà cerco sempre di gentilmente scacciare i pensieri dalla testa, perché il momento della meditazione ovviamente deve essere un momento di consapevolezza, un momento unico in cui non si pensa a nient'altro se non al proprio respiro e al lasciare andare. Però in certi casi mi viene proprio spontaneo fare dei pensieri, mi vengono fuori diciamo delle cose che mi rimangono in testa e che non vedo l'ora poi di scrivere sul mio journal. Ovviamente oltre al journal, quindi oltre alla scrittura, mi metto anche a leggere. Per me è una cosa davvero importante, perché la crescita personale per me è fondamentale e coltivarla ogni giorno è fondamentale. Quest'anno ho deciso infatti di leggere ogni mese un libro diverso sulla crescita personale. Buongiorno, vi farò vedere velocemente i prodotti che utilizzo per la mia skincare che vado adesso a fare. In questo periodo, ed è veramente da tanto che lo sto utilizzando in realtà, sto usando questo detergente, lo usiamo sia io che Michael, ce n'è veramente tanto e ne basta poco e mi sto trovando bene. Dopo il detergente utilizzo questo tonico ed è un tonico purificante, adesso mi è caduto per questo che si è fatta questa schiuma, comunque mi sto trovando molto molto bene perché quando lo utilizzo sento la pelle che è proprio più pulita e la sento veramente purificata. Dopodiché utilizzo il Mai Senza Siero di Ordinary, questo qua alla niacinamide. E infine utilizzo questa crema che ho iniziato da poco a utilizzare apposta per l'acne ed è la crema di The Ordinary all'acido azelaico. La sera utilizzo due prodotti diversi rispetto a questi, ma non è questo il video per farveli vedere, quindi continuiamo con la mia routine. Thank you.
Eh no, non è proprio il caso di ributtarsi a letto, soprattutto per una dead girl morning routine. Quindi mi tocca rifare il letto, solitamente lo faccio insieme a Michael, però questa volta era già preso con il lavoro e quindi l'ho fatto io. E comunque mi piace ordinare, quindi non mi tiro indietro. L'importante è farlo, perché se non lo faccio poi la mia mattina non parte bene. Quindi un altro dei primissimi gesti che faccio al mattino è proprio rifare il letto dopo aver cambiato un po' l'aria, perché è importante anche quello, lasciar respirare il letto e cambiare l'aria della stanza dopo tutta la notte. Ed eccomi qui, mi sono cambiata, mi sono messa nei miei abiti comodi, ho una passione per le felpe, sì. Qui mi pettino i capelli e dopodiché andrò a fare colazione, finalmente! Se già siete iscritti al mio canale, sapete quanto io sia un'appassionata di caffè. Però quella mattina ho deciso di farmi un matcha latte, perché comunque mi piace anche molto il matcha e sto cercando anche di variare, soprattutto perché troppo caffè non fa bene. Mi piace spesso sperimentare, provare nuove ricette e in questo caso mi sto specializzando con il matcha latte, perché è una delle prime volte in cui io mi metto a fare proprio il matcha latte. Solitamente il matcha lo utilizzo come semplice tè e quindi infatti vedrete che non verrà verdissimo, perché forse dovevo mettere un po' più di matcha, però piano piano mi specializzerò anche in questo, oltre ovviamente ai miei fantastici caffè. A colazione mi piace molto variare e non disdegno assolutamente la colazione salata, anzi io sono molto più per il salato rispetto che per il dolce, e a colazione non mi dà fastidio. Infatti, accompagnato a questo matcha latte, ho deciso di prepararmi un avocado toast, che è diciamo anche un must per le routine dead girl, e comunque mi piace davvero un sacco. Quindi in questo momento accendo, anzi tolgo il non disturbare dal cellulare, guardo le notifiche, insomma è un momento di svago, di stacco in questo senso. Nella routine della dead girl non può sicuramente mancare un po' di attività fisica. Io in questo caso ho scelto di fare yoga e devo dire che sto facendo yoga praticamente ogni giorno da quando è iniziato l'anno nuovo, e non posso fare ancora attività fisica perché ho avuto dei problemi muscolari e infatti ho dovuto abbandonare anche lo yoga. A me piace davvero tantissimo fare yoga, sono appassionata, mi piacerebbe diventare anche maestra magari in futuro, ma con calma, un passo alla volta. Quindi con il nuovo anno finalmente sono riuscita a riprendere a fare yoga, perché sono stata ferma totalmente per un paio di mesi, e nulla, sono davvero felice per questo, sono molto grata, e lo yoga assolutamente tutti i giorni è una manna dal cielo, ve lo assicuro. Thank you.
E dopo essermi rivestita, sì, perché non fa propriamente caldo in casa, nonostante i termosifoni, siamo comunque a febbraio. A proposito, buon primo febbraio, perché oggi inizia, esattamente oggi inizia il mese. Comunque, mi sono lavata i denti e poi mi sono messa la crema solare, perché la crema solare è molto importante, soprattutto per chi come me fa dei trattamenti agli acidi a causa di macchie e acne, ma poi anche perché appunto avevo proprio in previsione di uscire anche solo quei 10 minuti, ma con questo sole dovevo sfruttare la giornata e soprattutto perché si era anche pulita l'aria. Vivendo in città non è facile d'inverno avere delle giornate del genere, purtroppo, e nulla, quindi mi sono messa la crema solare e poi ho iniziato a prepararmi. Eccomi qui. Dunque, mentre faccio l'ultimo passaggio della mia That Girl Morning Routine, ci tenevo a parlarvi un attimino. Allora, io solitamente sto a casa, per ora non lavoro, per cui solitamente cerco di non truccarmi per far, diciamo, riposare la pelle, per non stressarla. Però ci sono giorni in cui non mi riesco tanto a vedere così, con la faccia pulita. Non c'è nulla di male ad ammettere questo. Poi mi va a volte di truccarmi, oppure ovviamente se devo girare dei video particolari in cui devo parlare per un po' davanti alla videocamera, mi trucco. Però se siete qui sul mio canale da un po' sapete che non ho problemi a farmi vedere anche proprio nature, perché mi va di sdoganare questa cosa di farci vedere sempre perfetti davanti alle videocamere. Infatti ci tenevo a dirvi che la routine della That Girl è stata vista anche in maniera negativa da qualcuno, perché veniva detto che comunque si promuoveva una sorta di perfezione, qualcosa che difficilmente nella vita di tutti i giorni si può fare, e quindi sostanzialmente che veniva promosso un modello, uno stile di vita sbagliato. Io invece non la penso assolutamente così. Secondo me questa è un'interpretazione sbagliata di questo tipo di morning routine, o di routine, o comunque di stile di vita in generale. La That Girl è una ragazza che semplicemente cerca di promuovere uno stile di vita salutare, sta attenta alla crescita personale, sta attenta a quello che mangia, alla sua attività fisica, sta attenta al fatto di bere molta acqua durante la giornata. E sinceramente questo non mi sembra una promozione di un modello sbagliato di vivere. Sicuramente non tutti i giorni si ha tempo per fare tutto questo, comunque non tutti i giorni si ha voglia di star dietro a tutti questi passaggi, che poi se ci pensate non sono nulla di che. Per cui io sono assolutamente favorevole alla diffusione di questo tipo di stile di vita, anche perché secondo me può ispirare molte persone che non si sono mai approcciate a questo tipo di modo di vivere. A me personalmente ispira molto guardare questo tipo di video e spero che il mio video abbia fatto lo stesso con voi, vi abbia ispirato in qualche modo. Ci tengo anche a dire che non tutti i giorni seguo gli stessi passaggi, però sto cercando, soprattutto dall'inizio dell'anno, di focalizzarmi molto su in particolare alcune di queste abitudini che avete visto in questo video, e cerco comunque di impegnarmi a portare avanti tutte quelle che avete visto. A questo proposito, uno dei prossimi video sarà proprio un video incentrato sulle abitudini, quindi stay tuned. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi se vi va. Adesso semplicemente mi sciolgo i capelli e mi appresto a lavorare sul computer per montare questo video. E così per la mia primissima That Girl Morning Routine è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia ispirato come vi ho detto poco fa. Se non siete ancora iscritti, se vi va iscrivetevi e fatemi sapere se vi piace questa tipologia di video. Noi ci vediamo lunedì prossimo e ricordate come sempre che se state guardando la luna, la sto guardando anche io. Ciao!